Radicale, siamo con Antonio Stango al termine della conferenza stampa che ha tenuto a nome della Federazione Italiana dei Diritti Umani, cui è presidente, dal titolo "Dagli accordi di Helsinki all'attuale scenario internazionale, un nuovo approccio federativo ai diritti umani". Allora, oggi ci troviamo indubbiamente in un momento particolarmente difficile per la tutela dei diritti umani. Gli accordi del 1975 furono molto utili per aggiornare la tutela dei diritti umani e da quell'accordo nacque l'OSCE. Allora, oggi c'è bisogno di un nuovo patto, di un accordo simile a quello del 1975, o l'assenza delle due grandi superpotenze nel campo dei diritti umani rende possibile uno scenario del genere? Direi che purtroppo, dopo i tanti passi positivi fatti in gran parte grazie proprio a quell'accordo fino a tutti gli anni 80 e gran parte degli anni 90, abbiamo fatto poi dei grandi passi indietro. Una data che è considerata un punto di partenza per questa svolta negativa è l'11 settembre del 2001. Da allora abbiamo assistito a una serie di rifiuti del senso, del valore dei diritti umani anche da parte di quegli stati democratici che avevano invece svolto un ruolo trainante perché i principi di Helsinki del 1975 fossero rispettati ovunque. Sappiamo quanti passi indietro hanno fatto gli Stati Uniti, ma sappiamo anche che stati dell'Europa centro-orientale che avevano tanto lottato per la democrazia e per i diritti di libertà in realtà stanno negando quella evoluzione di un tempo. Si pensi per esempio all'Ungheria o alla Polonia, dove sono in corso diverse azioni piuttosto repressive, in parte anche anticostituzionali. Si pensi a quello che può accadere in Austria. Non parliamo della Russia, insomma la Russia di Putin non è quella che negli anni 80, pressata da varie cose, anche da forti motivazioni economiche naturalmente, ma stava abbracciando criteri democratici. No, viviamo quindi in una fase storica dove i diritti umani sono più a rischio che in passato. C'è bisogno quindi di tornare ad esigere con forza che quelle convenzioni, quegli accordi vengano effettivamente rispettati. Non so se sia il caso di promuovere altre convenzioni fra gli stati, ad esempio quelli dell'OSCE, che sono tutti quelli europei, dell'Asia centrale, del Caucaso, nonché gli Stati Uniti e il Canada. Probabilmente le convenzioni esistenti potrebbero bastare, se ci fosse però un impegno politico perché vengano effettivamente attuate. Esiste secondo lei il rischio di una delegittimazione degli organi principali e delle organizzazioni internazionali che si occupano dei diritti umani e del rispetto del diritto? Noi abbiamo visto alcuni paesi, anche che fanno parte dell'Unione Europea, cercare di delegittimare il Consiglio d'Europa. Esiste un'emergenza in quei paesi che eravamo abituati a considerare come democraticamente avanzati? Direi senz'altro di sì. Sappiamo anche, per esempio, nel Regno Unito, cioè tutto il processo che ha portato al Brexit, in realtà mi è sembrato in parte una abdicazione dai principi di democrazia, di rispetto dei diritti civili. Era in parte legato anche a una proclamata volontà addirittura di uscire dai meccanismi della Corte Europea dei Diritti Umani, cosa che ha già fatto per esempio la Federazione Russa. Per cui sì, c'è sicuramente anche questo rischio in paesi di democrazia politica consolidata. Non parliamo poi di quelli che invece la democrazia non l'hanno mai conosciuta e che si fanno sempre più forti o più arroganti nelle relazioni internazionali pretendendo di imporre il loro sistema di rifiuto dei diritti umani universali in nome magari di un cosiddetto approccio regionalistico. Un'ultima questione, alcune forze politiche, anzi una, ha chiesto un intervento deciso dell'OSCE alle prossime elezioni politiche. L'OSCE è venuta qui e ha sentito i gruppi parlamentari. È una richiesta fondata? Esiste un grosso punto interrogativo sulla tenuta della nostra democrazia?
La democrazia italiana ha molti problemi. L'OSCE può svolgere azioni di monitoraggio nel momento delle elezioni, questo non credo sia il caso dell'Italia, cioè le elezioni quando le urne sono aperte si svolgono regolarmente. Il problema è l'accesso delle forze politiche sia ai mezzi di comunicazione sia alla stessa possibilità di presentare liste elettorali, nonché l'accesso dei cittadini per esempio ai diritti referendari. Ecco, questo è una problematica dell'Italia. Bene, io la ringrazio, ringrazio Antonio Stanco della Federazione Italiana dei Diritti Umani che ha presentato qui a Montecitorio l'iniziativa dal titolo Dagli accordi di Helsinki all'attuale scenario internazionale, un nuovo approccio federativo ai diritti umani. Money.